Il Liceo Scientifico Statale Lorenzo Respighi è una scuola innovativa, al suo interno ha diversi percorsi di studi. Da 15 anni che ha introdotto il registro elettronico in tutte le classi per il dialogo anche con le famiglie. Tutte le classi già da 7 anni sono dotate di LIM, l'istituto è completamente cablato. È una scuola dove tutte le mattine si accendono 150 computer e 800 iPad e l'innovazione è entrata prepotentemente nel percorso curricolare. I risultati che i nostri studenti ottengono sono risultati di buon livello, con molte punte di eccellenza. La tecnologia a scuola è una grandissima risorsa. Un iPad è veramente uno strumento trasparente, tecnologicamente parlando, per lo studente. È quasi come se lui avesse in mano un quaderno con un sacco di funzionalità aggiuntive che non hanno la penna e la carta. L'insegnante, utilizzando un'app che ti permette di controllare l'aula come CIMPA, può proprio formare i ragazzi a quello che è un utilizzo intelligente e opportuno della tecnologia, permettendo ad esempio loro di utilizzare una o l'altra app in una determinata circostanza, perché quella è lo strumento migliore in quel momento. Questa è un'opportunità che, se offerta all'insegnante, è molto preziosa. CIMPA è una suite italiana di app per la didattica 2.0. Abbiamo implementato questa soluzione seguendo tutte le più innovative e più recenti tecnologie software, hardware e infrastrutturali. Basti pensare che per tutto l'istituto e per la gestione di tutti i tablet dell'istituto c'è un server di gestione centralizzato. Dal fatto che abbiamo implementato applicazioni native pensate specificatamente per questo ambito, e per l'aspetto dell'appello in classe si utilizza una tecnologia di prossimità basata su Bluetooth che si chiama iBeacon. Importantissima è stata la sinergia che si è formata con il Liceo Respighi, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze della didattica in aula. Grazie al contributo degli studenti e dei docenti stiamo costruendo e migliorando questa applicazione per la scuola di oggi e del domani.